Sei geloso, guardate che geloso. Me ne accorsi lì sotto la doccia, esattamente a metà della nostra fuga dal lavoro troppo stressante. In città iniziavano i primi caldi, oltre i 1000 metri si respirava aria fresca. Lo compresi subito, ma provai a fare finta di niente. Mi asciugai il corpo e poi i capelli. Tornai in camera e chiesi a Sergio di controllare. La sensazione di poco prima si concretizzò. Ci guardammo e lui mi abbracciò. Non sarà niente di grave, ma è comunque meglio fare dei controlli. Lunedì mattina seguente feci due cose importanti. Chiamai Ale, il mio amico medico, e avvertì Fabrizio, il mio collega, che non sarei rientrato a lavoro senza fornire ulteriori spiegazioni. Andai in ospedale per la visita al seno dopo 2 giorni, poi l'ecografia e la mammografia. Fu tutto molto veloce. Il mio amico Ale mi fece visitare dal primario. Non so quanto tempo ci volle, non lo ricordo. Sembrava tanto, stavo lì fermo a spiare qualcuno che mi scrutava dentro senza guardarmi in faccia. Il monitor era girato, così presi a fissare la porta, pensando a qualcos'altro. A cosa avrei preparato per cena, a cosa mi mancava in casa e dove mi sarebbe piaciuto trascorrere le prossime vacanze. Voglio fare un lago aspirato. Il mio tempo era scaduto improvvisamente, lo interruppe quella voce, quella dell'uomo serio e muto, fino a pochi secondi prima. Non dissi nulla, non volevo sembrare terrorizzata perché non lo ero ancora. Non sarei stata né la prima né l'ultima. E poi io ero sempre stata bene, questo era un fattore a mio favore. Non fumavo nemmeno, quindi non mi avrebbe fatto la domanda di rito. Avrei risposto di no, niente alcol, cibi grassi e sigarette. Ero la paziente perfetta. Il primario uscì dalla stanza. Pochi minuti dopo Ale fece il capolino dalla porta. Si avvicinò e mi chiese come mi sentivo. Vuole fare un ago aspirato. Cosa significa? Vuole solo essere certo che sia un tumore. Ale esitò, insistette, volevo che fosse sincero. Lo guardai annuire. Mi strinse la mano e mi disse che sarebbe stato insieme a me se voleva. Le studi tutte per guardarmi le tette. Si mise a ridere, forse anche ad arrossire un po'. Un ago non troppo grosso mi punse più volte. Il primario sembrava sapere quello che faceva. Io guardavo dall'altra parte e gli permise di fare quello che doveva. Più tardi a casa lui non c'era, mi sedette ad aspettare il suo ritardo. Una parte di me era quasi contenta, ma avevo bisogno di ricomprimere un po' perché sennò gli telefonai. In fondo averlo intorno in quel momento non mi avrebbe aiutata, lui era terrorizzato. In quei pochi giorni trascorsi da quando eravamo rientrati dalla montagna, sembrava più silenzioso del solito, non amava mai parlare di malattie e cure. Mi cambiai e mi infilai una tuta per stare più comoda e mi sedetti a pensare. Avevo tutto il tempo di trovare il modo giusto per informarlo di quello che mi stava succedendo. Non era una semplice cisti, anche se le risposte più importanti le avrei avute solo dopo qualche giorno. Attesi 2 ore accarezzando Zeus, poi finalmente Sergio arrivò. Scusa, non sapevo che fossi già rientrata, pensavo ci avessi messo di più. Volevo passare a prenderti, ma non sapevo se avessi terminato. Una puntina che riga il vignetto.